Buon pomeriggio, si sente? Sì. Mi alzo. Da niente a molto. Allora, no, puoi abbassare un po', abbassa un po' per favore. Ecco. Prima operazione dobbiamo fare un grande applauso al nostro grande Luciano Canfora, per favore. Perché averlo a Bologna per noi è un grande onore. Un grande onore. Il libro è Catilina, una rivoluzione mancata, e con il prof parla un suo grande allievo, Luciano Bossina, e speriamo che nella conversazione venga la voglia di andare dentro al libro, ma sono sicuro che ci riusciremo. Per chi non fosse mai venuto, La Voce dei Libri è un'iniziativa fatta dal Comune di Bologna con le istituzioni biblioteche del Comune di Bologna, con il finanziamento di Coop Alleanza 3.0 e una banca che si chiama la BPER. Lo dico ogni volta perché trovare una banca che finanzi la conoscenza dei libri e la diffusione dei libri, se ne trovano pochissimi in Italia, anzi poco e niente. Allora, questo è il quinto incontro del ciclo. Se volete vedere gli altri lì all'esterno, oltre al libro, ci sono i pieghevoli dove potete vedere quali sono le altre incontri. Chi volesse ricevere i programmi a casa, lasci il numero di telefono lì al banco del libro e noi tutti i mesi gli mandiamo a casa il programma che facciamo. Ad esempio giugno sarà un mese fantastico, non vi dico i nomi ma sono dei nomi bellissimi. Allora prof, io sono molto felice, come dicevo, di averlo qui con noi e mi sono permesso di andare a cercare una frase che avesse a che fare con questa Catilina, questo grande personaggio. Allora ho detto, mi permetto di leggerlo, ma sono 30 secondi. Dice il grande Catilina: valetevi di me come capo o come soldato, non vi mancherà il mio coraggio né la mia forza. Io, console, come spero, concederò tutti quei vantaggi uno ad uno, a meno che non mi venga meno il coraggio e voi preferiate restare servi più che diventare padroni. Gliela do. Grazie ancora di essere venuto qui con noi. Bene, grazie innanzitutto dell'invito, dell'ospitalità, dell'occasione di dialogo. Sempre un piacere non soltanto dialogare con Luciano Canfora, ma cimentarsi sui suoi libri che hanno tra le molte virtù anche una singolarissima, ovvero quella di riuscire a offrire sempre uno sguardo originale su casi storici di grandissimo impatto e perciò stesso anche notissimi. Catilina è un personaggio con cui gli studenti cominciano a familiarizzarsi fin da giovanotti, di solito sotto una luce un po' sinistra, mentre Cicerone si staglia come il grande eroe della Repubblica. Le fonti sono molteplici, è uno dei casi, uno degli episodi della storia antica forse più noti, e allo stesso tempo il libro di Canfora una volta di più dimostra come un'indagine ex novo sulle fonti pazientemente lette, come ora anche diremo, offre onestamente un contributo originalissimo. E tra l'altro, anche questo non stupisce nei libri di Canfora, la dimensione politica dell'intera vicenda è un interlocutore costante anche per la sua inevitabile attualizzazione. Ecco, quindi questo diciamo è l'ambito in cui ci muoveremo. E io credo di avere il compito di introdurre un po' al libro, di sintetizzarne anche soltanto gli elementi, gli snodi storici essenziali, per poi offrire la parola all'autore e dialogare con lui in forma di domanda, in modo tale da dare anche una vitalità non troppo libresca al nostro incontro. E diciamo subito, si tratta di uno degli episodi storici più turbolenti, più inquinati della storiografia antica. Il libro, diciamo, prende in considerazione
quel periodo tormentosissimo della Repubblica Romana che a un dipresso si muove dai grandi casi Sillani fino alla parabola cesariana. Ecco, nel mezzo abbiamo molti e traumatici eventi, non da ultimo ricordiamo anche quello di Spartaco che si staglia sempre all'orizzonte, ma la congiura di Catilina è l'occasione per dimostrare come i rappresentanti maggiori della Repubblica Romana fossero ormai perfettamente consapevoli di un processo che andava verso il Principato. Noi che guardiamo le cose a cose fatte possiamo valutare questo processo che poi ha un esito da princeps, con Cesare e poi naturalmente con Ottaviano, e ciò che emerge molto bene in questo libro è che questi protagonisti erano perfettamente consapevoli della metamorfosi in atto, cercavano di cavalcarla e cercavano di orientarla anche a favore proprio. Da questo punto di vista, anime candide in questo libro non si trovano. Non è necessariamente una rivalutazione di Catilina, non è neanche un abbattimento di Cicerone, è un invito a una lettura, smaliziata, non ingenua, di fatti politici particolarmente tormentosi, in cui l'omicidio era pratica diffusa, lo spionaggio non di meno, in cui le fonti venivano manipolate, ritoccate, in cui l'uso anche dei documenti, come meglio diremo, poteva essere piuttosto disinvolto, e dunque la difficoltà dello storico è quello di cercare una via di orientamento in questa selva di informazioni tutte più o meno pilotate. I due protagonisti maggiori, credo di poter dire, di questo libro sono le due fonti storiche maggiori, cioè Cicerone da una parte, che non è solo fonte storica ma è anche protagonista diretto degli eventi, e Sallustio, che è l'autore, come ben noto, di una monografia intera dedicata alla congiura di Catilina. E anche per questo le domande che rivolgerò poi all'autore vorranno, almeno così esemplarmente, concentrarsi sulle due figure protagoniste. Ma ricordiamo proprio i dati essenziali. Intanto dobbiamo fare i conti con una generazione, l'aspetto generazionale conta in questi aspetti, che è venuta, che ha attraversato da protagonista la fase tremenda di Silla. Se vediamo proprio la cronologia ci rendiamo conto che Catilina è nato nel 108, Pompeo e Cicerone sono del 106, Cesare dell'anno 100 è un po' più giovane, tutti costoro erano giovani e molto attivi da una parte o dall'altra nella grande guerra civile tra Mario e Silla, hanno avuto le loro avventure, si sono tutti macchiati di misfatti, lo stesso Catilina ne ha compiuti senza dubbio, ma tutti costoro sono sopravvissuti e sono sopravvissuti anche politicamente, intendo, si sono avviati poi a reggere di fatto la vita della Repubblica nella generazione posteriore. Sallustio è un ventennio più giovane, siamo intorno all'86, e quindi è un adolescentulus, quando su questo torneremo, quando Catilina comincia a maturare i suoi progetti politici maggiori. Ora, il problema fondamentale, ricordando proprio le date e poi da lì cominciando a discutere, ricorderei quanto segue. Sopravvissuto da protagonista agli anni Sillani, Catilina procede nel suo cursus honorum, secondo la via tradizionale dell'elite romana, aspira legittimamente al consolato. Questa sua ambizione al consolato viene sistematicamente bloccata tra gli anni 65, 64 e 63 con delle procedure sempre piuttosto disinvolte. Allora, in un primo caso la sua candidatura viene bloccata per via giudiziaria. Gli si intenta un processo per come aveva amministrato la provincia che gli era stata affidata, come sempre accade in questi casi la legge prevede che chi è sotto processo non può candidarsi, dunque la sua candidatura inizialmente viene annullata, annichilita attraverso questo meccanismo. L'anno successivo Catilina si ripresenta alle elezioni, siamo nel 64, tutto sembra portare ad un'affermazione di Catilina e sui motivi per cui egli guida questo consenso, sarà poi anche interessante sentire la voce di Canfora. In questo caso la minaccia che per gli ottimati era particolarmente allarmante di un Catilina al potere viene scongiurata con un'alleanza che da un punto di vista elettorale non era prassi, era piuttosto inedita, quella dei cavalieri e dei senatori che puntano su Cicerone, homo novus, che si mette alla testa di questa cordata elettorale e trionfalmente ottiene il consolato contro Catilina.
Caterina ci riprova, vorrebbe riprovarci una terza volta, ed è qui entriamo nell'anno capitale, cioè nell'anno 63, in cui Cicerone è console insieme a un bratile Gaio Antonio, che è tra l'altro in odore di catilinarismo, un personaggio che con Caterina ha a che fare. Qui arriva, diciamo, arriva la sequenza degli eventi che vanno seguiti un pochino attentamente. Diciamo innanzitutto che la prospettiva diciamo degli ottimati in questo momento è particolarmente allarmante, perché loro sapevano che nel 63 c'è come pretore un catiliniano che avrà un ruolo notevole, cioè Lentulo Sura. Lo stesso Gaio Antonio è console e sappiamo bene che, come ho detto poc'anzi, egli aveva rapporti diretti con Catilina. A un certo punto tenderà anche quindi a defilarsi per evitare conseguenze peggiori. Cesare nel 62 è già eletto pontefice massimo e ambirà e riuscirà ad avere anche la carica di pretore. C'è anche come tribuno della plebe di fatto un uomo di Pompeo. Quindi diciamo il partito, diciamo, dei populares è minaccioso. E all'inizio del giugno si tiene a casa di Catilina un'importantissima riunione, così almeno ce la presenta Cicerone, che è venuto a conoscenza di questo programma elettorale di Catilina, che diciamo in una riunione privata, e questo, anche su questo potremmo riflettere, onde sia il crimine di questo, di questa riunione privata, presenta un programma elettorale particolarmente allarmante per i ceti possidenti, cioè un programma che sotto la bandiera della causa miserorum, cioè della difesa dei diseredati, propone di fatto la cancellazione dei debiti. Questo è un aspetto allarmante, naturalmente molto allarmante per il partito degli ottimati, per Cicerone e per la cordata che a lui è legata, e iniziano le manovre, diciamo così, per disinnescare questa minaccia. Una delle manovre fondamentali è lo slittamento delle elezioni. Questo è un aspetto che Canfora ha molto indagato. Le elezioni si tenevano, diciamo, anche questo è cambiato nella storia della Repubblica Romana, la data delle elezioni. In questo momento tradizionalmente le elezioni si tengono nel mese di luglio. Avviene appunto uno spostamento piuttosto robusto delle elezioni a ottobre, appunto per evitare che in quel momento, vista le forze in gioco, in quel momento Catilina sembra poter raggiungere l'esito sperato. La dilazione a ottobre consente la riorganizzazione dell'opposizione, e qui iniziano poi processi particolarmente sinistri. Li elenco in maniera estremamente rapida. Innanzitutto, poco prima delle elezioni, siamo intorno al 20 di ottobre dell'anno 63, poco prima delle elezioni, di sera, un uomo giganteggiante per la sua potenza economica, per i suoi legami politici, cioè ovviamente Crasso, futuro triunviro, si presenta a casa di Cicerone esibendo alcune lettere anonime. Una viene disigillata già, le altre no. In queste lettere anonime si fa espressa citazione, espressa menzione di una congiura che Catilina avrebbe macchinato per l'uccisione sistematica, l'assassinio sistematico di alcuni personaggi influenti. Cicerone brandisce questo fondamentale argomento e il giorno dopo convoca il Senato, una riunione di urgenza in cui chiede un provvedimento eccezionale. Agli occhi suoi questo provvedimento doveva essere particolarmente drastico, avrebbe dovuto cioè avere esiti processuali diretti contro Catilina. Non riesce ad ottenerlo, le prove sono ancora evidentemente insufficienti, la forza di Catilina in Senato è viva. L'unica cosa che Cicerone riesce ad ottenere è uno slittamento di una settimana delle elezioni. Dopodiché il 28 ottobre, in una situazione particolarmente grave, il Senato è militarizzato, le condizioni elettorali non sono esattamente le più limpide, in effetti le elezioni si tengono e in questo contesto Catilina viene sconfitto, vengono eletti Silano e Murena. La questione non è finita, perché qui entriamo sempre in torbidi, ognuno di questi passaggi è poi afflitto da una documentazione molto controversa, a seconda delle fonti, Sallusto e Cicerone, la ricostruzione non è linearissima e anzi in questo lui ha dovuto cimentarsi molto dettagliatamente. Cicerone viene a sapere di un attentato che lo riguarda direttamente.
dei sicari sarebbero stati mandati, sarebbero mandati direttamente a casa sua. Il console la mattina apriva la casa per ricevere ospiti, per tenere i suoi clienti. In quel momento sarebbero dovuti entrare in azione i sicari per ucciderlo. Lui viene informato, quindi qui vediamo all'opera anche la sua fecondissima rete di spionaggio, viene informato, tiene la casa sbarrata e protetta, i sicari non riescono a entrare in azione. Naturalmente voi capite che parlare di un attentato che non si consuma è particolarmente, diciamo così, ambiguo e può essere usato, e Cicerone naturalmente lo usò nella maniera più disinvolta e anche più autopromozionale. Il giorno successivo o il giorno dopo ancora, questo è un problema, se il 7 o l'8 novembre, Cicerone attacca frontalmente Catilina in Senato, è la prima catilinaria, un attacco tremendo, celeberrimo anche per gli esiti letterari che ha avuti. A questo punto Catilina lascia Roma. Gli atti conclusivi si consumano poi all'inizio di dicembre. Catilina è fuori da Roma, ormai il centro, diciamo, dell'azione catilinaria in Roma è passato di mano. Il luogotenente è naturalmente il pretore Lentulo Sura. Canfora ha delle pagine particolarmente efficaci sulla dimensione anche un po' improvvisata di questo rivoluzionario che dovrebbe portare avanti la battaglia, ma compie delle ingenuità gravi per un rivoluzionario, e cioè si fa convincere a mettere per iscritto, adesso vedremo come, la sua l'esistenza di una manovra e anche la sua partecipazione diretta. Entrano in gioco gli allobrogi, che tutti noi conosceremo se non altro per la dimensione alfieriana di questo popolo. Gli allobrogi sono una popolazione gallica che ha motivi seri di risentimento nei confronti di Roma, cerca di far valere le proprie prerogative, ha i suoi interlocutori all'interno del Senato. L'idea dei catilinari di Lentulo Sura in questo modo è di coinvolgerli direttamente nelle manovre militari. Di tutto ciò Cicerone viene informato attraverso una rete di informazioni che parte direttamente dagli allobrogi, che non si fidano e difficilmente, in effetti avrebbero anche, c'è anche motivo di credere perché gli allobrogi avrebbero dovuto accettare un'offerta che li avrebbe messi obiettivamente fuori legge. Avvengono contatti diretti, Cicerone lo viene a sapere, molto più abile di Lentulo, suggerisce agli allobrogi di fatto di spingere in avanti le trattative il più possibile e di manifestarle con chiarezza. Questo avviene perché gli allobrogi chiedono dichiarazioni scritte, garanzie scritte di questo patto di alleanza. Il peggio avviene quando il pretore catilinario addirittura medita di favorire un incontro diretto tra Catilina e i rappresentanti degli allobrogi. Anche di questo Cicerone viene a conoscenza, organizza un agguato di fatto, la comitiva che esce da Roma viene intercettata a Ponte Milvio, questi vengono colti con le mani nel sacco, vorremmo dire, e con documenti, gli unici veri finalmente documenti scritti, che, con la dimensione anche documentaria della prova, e brandendo questi materiali si scatena naturalmente l'ultimo atto, che si consuma il 5 di dicembre, è una parte delicatissima anche del libro, molto cospicua, che lascerò poi eventualmente all'autore di descrivere, in cui si consuma uno degli episodi senatoriali, dibattiti senatoriali più noti, ovvero che sorte, che pena infliggere a questi ormai rei confessi congiurati. Noi sappiamo dell'alternanza di alcune voci, la prima voce che viene formulata è quella della pena capitale. La pena capitale sembra guadagnarsi un consenso massiccio del Senato, tutta una serie di interventi che vengono scanditi dal ruolo che incarica dei vari senatori. Prende la parola Giulio Cesare, questo è ben noto. Cesare invece propone una soluzione alternativa, ovvero quella dell'ergastolo di fatto, della confisca dei beni, quindi una sorta di manovra a protezione di questi congiurati per evitar loro la pena capitale. Si profila anche una terza via, cioè rimandare le decisioni verosimilmente a quando Catilina sarebbe stato sconfitto. In questo complesso processo senatoriale un ruolo decisivo lo ha poi da ultimo il vecchio e sempre influentissimo Catone, che con un intervento particolarmente autorevole sposta invece definitivamente l'umore del Senato verso la pena capitale.
Pena capitale che il console in carica ha di fatto favorito, cioè Cicerone, ha verosimilmente guidato, certamente è una pena che lui si intesta, vedremo anche in che termini, e che compie materialmente accompagnando i congiurati al patibolo, di fatto al boia, uno per uno. E l'ultimo atto, naturalmente, nel gennaio immediatamente successivo, è poi lo scontro militare vero e proprio, ultimo, che vedrà le forze della Repubblica e quelle di Catilina a Pistoia scontrarsi definitivamente con, devo dire, una resistenza eroica di Catilina. Abbiamo anche sentito all'inizio la sua voce, tutti muoiono sul campo, non si fanno prigionieri, nessuno scappa, questo viene naturalmente trasmesso anche a lode del coraggio di questi congiurati, e da lì in avanti l'episodio catilinario si chiude militarmente, ma inizia la sua gestione postuma. La gestione postuma è di fatto ruotante attorno alla legittimità di questa procedura penale, cioè la legittimità di avviare alla pena capitale ai congiurati e di non concedere loro un diritto che pure la legislazione romana prevedeva, cioè quella della provocatio ad populum, cioè un ultimo diritto, diciamo così, costituzionale in protezione della persona, che Cicerone di fatto nega loro. Perché lo nega? Qual è il meccanismo legislativo con cui Cicerone riesce a evitare questa scappatoia che forse avrebbe potuto salvare la vita ai congiurati e a portare fino alle estreme conseguenze l'operazione giuridica? È un caso in cui appunto noi vediamo all'opera verosimilmente anche un Cicerone falsario, un Cicerone ritoccatore di documenti, ritoccatore di testi, che è naturalmente una dimensione particolarmente complessa e sinistra. Questo almeno gli verrà rinfacciato dai processi, come è ben noto, che Cicerone medesimo subirà per questa decisione, che lo porterà poi condannato all'esilio. Questo è il contesto che ho voluto richiamare, dando anche un po' per ovvio che molte delle informazioni fossero acquisite, e in ogni caso per puntellare questa vicenda che riusciamo a seguire, e non è così facile nella storia antica, se non settimana o giorno per giorno, certamente mese per mese, con una affluenza di fonti particolarmente complessa e abbondante. Ciò detto, allora passerei davvero, anche per dare la parola direttamente a Canfora, a tre domande. Le preannuncio subito perché così do un po' i contorni che penso possano essere utili al nostro dibattito. Innanzitutto, appunto, le due figure principali, Sallusti da una parte e Cicerone dall'altra, figure del libro principali, visto il ruolo storiografico che occupano. Ecco, il primo aspetto che vorrei sollecitare, su cui vorrei sollecitare Canfora, è appunto a riflettere sul coinvolgimento di Sallustio nell'ambito del movimento catilinario. Lo dico perché se c'è un aspetto particolarmente efficace di questo libro è che non solo Canfora, diciamo come ogni buon storico deve fare, si pone sempre nella necessità di domandarsi quale posizione avesse il testimone storico che ci informa, qual è il suo retroterra, qual è il suo orientamento ideologico, qual è eventualmente la sua posizione autoapologetica, eccetera, ma anche, ed è un aspetto molto importante, donde provengano le informazioni che trasmette. Questo è il punto capitale. Perché Sallustio e perché Cicerone sanno certe cose, donde le scoprono e quindi anche come poi le elaborano, come poi le gestiscano? Questa è una domanda squisitamente filologica, naturalmente, e del resto noi sappiamo bene che se c'è una cifra denotante dei libri di Canfora è proprio quello di scrivere di storia come un filologo che sa di politica, perché poi l'aspetto fondamentale è la comprensione non libresca dei meccanismi politici. La seconda domanda che comincio già a preannunciare, sulla quale poi torneremo, è appunto questa. Visto che l'interesse è verificare come il nostro testimone storico acquisisca e manipoli a sua volta la fonte, ecco, che spiegazione diamo, come ci spieghiamo gli ultimi atti del processo, la scelta della pena capitale da un punto di vista tecnico, come ha operato questo Cicerone che mi sono permesso di definire in maniera un po' disinvolta falsario? Ciò detto, terzo aspetto, che forse è quello più interessante da ultimo come lettura dall'alto dell'intero libro, è appunto ciò che questo libro ci offre nella riflessione politologica sulla nascita del cesarismo, come problema, proprio come snodo politico, diciamo così, anche trasversale nel tempo.
Le pagine esordiali, particolarmente efficaci e illuminanti, si concentrano in particolar modo su un capitolo dell'opera sallustiana del Bellum Catilinae, il capitolo 39. Canfor ha una lettura particolarmente sagace di quei righi, per lo più marginalizzati dalla critica, che non ne ha valorizzato proprio l'importanza. Ci fa notare come Sallustio fosse, diciamo, perfettamente consapevole dei meccanismi operativi, o meno dà una sua lettura dei meccanismi operativi che all'interno di una società complessa producono poi un esito cesaristico, mettendo insieme aspetti economici, aspetti, diciamo così, giurisdizionali, con appunto la guerra civile e l'avvento del principe. Ecco, anche perché su questo specifico punto vorrò poi magari provare a provocare Canfora su alcuni esiti che nel suo libro non ci sono e sui quali vorrei invitarlo a riflettere. Ecco, allora, partendo dall'inizio di questi tre punti, ti chiederei innanzitutto di riflettere sul Sallustio Catilinario. Eccoci, grazie. Grazie. La domanda ancora precedente queste tre è perché mai uno si occupi di Catilina nel 2023. Ecco, questo è anche un problema. E devo fare una piccola confessione preliminare, cioè perché effettivamente convergere su questa vicenda, non per omaggio all'idea che la storia è sempre contemporanea, crocianamente parlando, ma perché la storia a noi nota, innanzitutto attraverso l'opera storiografica di questo ex giovane Gaio Sallustio Crispo. Ex giovane non è riuscito ad invecchiare perché è vissuto 50 anni soltanto, che è la storia di un pentito. La figura del pentito politico è per me molto attraente, anche perché siamo circondati di pentiti politici, quindi è un fenomeno delle epoche di crisi, no? Quando crolla una prospettiva, ci sono gli intellettuali, poi sono i più veloci in questo campo. Perché uso questo termine pentito, che sappiamo dalle cronache è usato in altro ambito? Perché un grande storico della letteratura latina, uomo politico, letterato, Concetto Marchesi, la cui opera non può essere dimenticata, anche se può essere criticata per lati marginali, ha raccontato la storia vivente, la storia sua medesima, attraverso quell'opera in due volumi, secondo me tuttora altamente proficui, Storia della letteratura latina. Alcuni capitoli di quell'opera sono autobiografia o comunque dialogo politico vivente. Il capitolo su Sallustio in particolare. Ed egli dice, Sallustio, quando gli ammazzano Cesare un gruppo di persone di prima qualità, fiorfiore dell'aristocrazia romana, che ammazzano il console in carica in Senato all'improvviso, quando accade questo, dice Marchesi, Sallustio ha un tale trauma che lascia la politica, nella quale peraltro si era comportato in maniere estremamente discutibili, ed è un pentito rispetto a tutto il suo passato. In quel momento, siamo nel 44, lui ha 41 anni, 42, quindi dice Marchesi, a quella età raramente i pentimenti non sono sinceri. Lui scrive nel 24-25, 1924-25 appare il primo volume della letteratura latina, dentro il quale c'è il capitolo su Sallustio. Cioè siamo due anni scarsi dalla marcia su Roma e i pentimenti fioccano. Anche nella parte politica della quale Marchesi era stato ed era ancora militante. Penso, non voglio darmi ai dettagli,
Sanna era un militante comunista come Marchesi dal 21, che lascia tutto alla prima persecuzione poliziesca, quando nel 23, gennaio 23, c'è la grande retata in cui Mussolini fa arrestare tutti i dirigenti comunisti presenti a Roma. Sanna si ritira a vita privata e fa il traduttore dall'inglese e dal tedesco, molto bravo in realtà, era professore di lingue in istituto tecnico. È il traduttore di Rostovtsev, Storia economica e sociale dell'impero romano, e l'autore di quella fondamentale bibliografia della storia romana della Nuova Italia. Si è pentito. Ma il pentimento di Sallustio in realtà è duplice. È un precoce, sì, certamente, è un precoce. È nato nell'86, quindi a 13 anni ha visto Spartaco che potrebbe addirittura attaccare Roma e ha un seguito enorme. Poi ci sono alcuni che dicono: ma non è vero, Spartaco non voleva la libertà degli schiavi, chissà cosa voleva. Certo, si è impegnato molto. E li ha visti anche massacrare, fra l'altro nella regione da cui lui proveniva, dove le ultime pattuglie degli seguaci di Spartaco vengono massacrati da Pompeo, reduce dalla Spagna, dove ha sconfitto Sertorio. Siamo in quel momento dell'anno 73. Silla è morto da 5 anni, ha tentato la monarchia, no? Il grande e molto discusso Carcopinò, Jérôme Carcopinò, ha scritto un libro, secondo me bellissimo, Silla o la monarchia mancata, ma solo ritardata, perché ormai il processo storico va in quella direzione, la Repubblica Romana non regge con le sue istituzioni arcaiche da città-stato, mentre Roma è diventata tutta l'Italia a sud del Po, quindi non regge, e quindi quello è il cammino. Poi ha visto la capitale, è stata una famiglia ricca di status equestre, dell'ordine equestre, quindi va a studiare a Roma, ha probabilmente fatto anche un po' di servizio militare che poteva essere lunghissimo. Nel frattempo c'era stata la riforma dell'esercito, quella voluta da Mario, che dura anche dopo Silla, eccetera, che ha creato un'altra realtà, che ha cambiato completamente la realtà della Repubblica Romana, perché la riforma dell'esercito comporta che anche i non possidenti, anche i non proprietari piccoli agricoltori, ma i non possidenti, cioè i proletari, che vuol dire appunto proletarius, quello che non ha nulla, possono fare il servizio militare. Quindi le armate, le legioni romane cambiano natura, non sono più un ceto sociale ben definito dell'antica Repubblica, sono i non possidenti. Ecco perché quella diventa la base sociale del Principato, non perché siano soltanto i signori degli eserciti, ma perché gli eserciti sono una classe sociale. Ha visto Roma da vicino, è entrato in ambienti colti, è stato attratto da Catilina, come tantissimi, soprattutto i coetanei suoi, giovanissimi. I primi capitoli del breve opuscolo, che di solito si denomina De Catiline Coniurazione, ma che a rigore nei manoscritti è Bellum Catiline, la guerra di Catilina. In questo breve libro, che un tempo si leggeva al ginnasio, adesso sarà vietato sicuramente dai pedagogisti, quindi, però si potrebbe continuare a leggerlo, perché è fra l'altro una lettura drammatica, affascinante, coinvolgente. Nei primi capitoli descrive dall'interno l'ambiente catilinario, i giovani perché entravano in quell'entourage, le donne, e anzi sull'elemento femminile è focalizzato in modo morboso, secondo me. Tratteggia alcune figure sociali, matrone ormai indebitate, naturalmente insinua che il loro modus operandi
fosse vergognoso, le quali però erano in grado di mobilitare gli schiavi di famiglia. Allora Catilina aveva un occhio di riguardo per queste persone perché potevano ampliare l'armata dei suoi seguaci. Poi dice: alcune insinuazioni a danno dei giovanissimi io le posso confutare, solo quelli che l'hanno visto direttamente possono testimoniare. E quindi parla di sé che ha visto direttamente. E poi in coda a quel capitolo 39, del quale forse riusciremo a parlare, in cui tratteggia come nasce il cesarismo, dice: ci furono poi alcuni che seguirono Catilina senza far parte necessariamente della coniurazio. E ancora una volta sta parlando di se stesso. C'è dei tanti, parla di un giovane che viene ammazzato dal padre, che così lo punisce del fatto di simpatizzare per Catilina. La Repubblica Romana era un ambiente molto gioviale. E in quanto si rende conto rapidamente della deriva pericolosissima, probabilmente rimane ai margini, però ha visto molte cose dall'interno. Come ha fatto a uscirne? Difficile, quei passaggi biografici sono abbastanza oscuri. C'è una sua avventura privata con la figlia di Silla, molto vivace, moglie di un personaggio tremendo, Milone, Annio Milone, che ha fatto ammazzare Clodio lungo la strada vicino alle porte di Roma nell'anno 52. È diventato questore, sì, quando teoricamente a 30 anni, quindi non nel 56 non ce l'ha fatta, ma forse nel 55, certo, in quanto questore entra in Senato, quindi diventa senatore. Ci sono varie strade del cursus honorum, non tutti dopo la questura si presentano al tribunato della plebe. Non è una scelta necessariamente popularis, è una scelta. Catone, questo tremendo personaggio di cui Cicerone diceva giustamente ha scambiato la feccia di Romolo per la Repubblica di Platone, non capisce niente di politica, mi viene a intentare un processo al candidato che io ho fatto vincere alle elezioni per sconfiggere Catilina, un cretino, questo pensa e scrive Cicerone scrivendo ad Attico. Catone fa lo stesso percorso, prima questore, poi tribuno della plebe. Saluzio è eletto tribuno della plebe per l'anno 52, cioè l'anno tremendo, l'anno micidiale in cui ammazzamenti per le strade, Milone fa ammazzare Clodio, non si riesce a eleggere nessun console, allora il Senato nomina Pompeo console senza collega, una follia dal punto di vista costituzionale, ma Pompeo, che è un ipocrita molto abile, dopo un po' nomina il suocero collega nel consolato, quindi sono due comunque formalmente. E in quell'anno Saluzio si scatena come tribuno. Perché? Perché Milone, avendo fatto ammazzare in modo inequivocabile un politico suo rivale molto gradito alla plebe urbana, deve essere processato. C'è un processo, l'avvocato difensore è Cicerone medesimo, siamo nell'anno 52, cioè siamo 10 anni dopo circa il consolato dell'anno 63. Sallustio guida l'assalto alla sede del Senato, la Curia, lo fa incendiare con altri tribuni. Pompeo, console senza collega, vuole che sia condannato Milone perché vuole dare una lezione agli ottimati, basculla sempre fra i due partiti e promette ai tribuni della plebe che insomma la faranno franca, l'hanno fatta grossa, perché far incendiare la sede del Senato non è proprio l'operazione più ovvia della lotta politica, ovviamente. E alcuni capiscono subito che Munazio Blanco, per esempio, che Pompeo li sta prendendo in giro. Sallustio
che già ha avuto quelle avventure private di cui ho detto prima, ottiene perché implora evidentemente il potente del momento, cioè Pompeo, una via d'uscita. La via d'uscita è andare in provincia. Nel frattempo, da 4-5 anni, Cesare è in Gallia e continua ad attizzare una guerra infinita per potenziare la sua forza politico-militare. E Sallustio, che è certamente lui, legatus in Siria, appresso ad un personaggio tremendo che si chiamava Bibulo, Cornelio Bibulo, era stato il collega di Cesare nell'anno 59, console con lui, diciamo un ultra dello schieramento ottimate, rapporti pessimi tra i due, il governatore della provincia di Siria e il legatus Sallustio. Nel frattempo Cicerone si trova malvolentieri a fare da proconsole dopo anni in Cilicia, cioè accanto alla provincia vicina. Lui implora aiuto, Cicerone manda una lettera odiosissima che è conservata. Sallustio scappa direttamente dalla provincia in Gallia perché nel frattempo il Senato lo ha radiato probri causa per comportamento vergognoso. Non abbiamo il testo di questa delibera senatoria, c'è un testo molto notevole, la invettiva contro Sallustio, che è conservata in alcuni manoscritti. L'autore non è Cicerone, anche se nei manoscritti passa per essere Cicerone, e gli dice: sei direttamente andato dalla provincia nella fogna della Repubblica, cioè il campo di Cesare, il campo cesariano, dove vanno un po' tutti, per lo più degli ex catilinari. Ma perché? Ma perché Cesare è stato uno dei pupari di Catilina. Catilina era un tassello di un'operazione molto più grande. Chi gli pagava le campagne elettorali era Crasso. Chi ha cercato di interferire da lontano è Pompeo. Chi ha cercato di salvare la vita agli amici suoi è Cesare. Cesare contava di meno allora. Nel 50 contava molto di più. E quindi diventa cesariano, è curioso, no? Fino a un certo punto, perché molti ex catilinari sono cesariani. Mommsen, il grandissimo Mommsen, ha studiato un personaggio che si chiamava Sittius, che era un catilinario della prima ora, che poi è passato nel campo di Cesare e poi ha fatto una certa carriera quando Cesare ha vinto. Ecco come una seconda affiliazione politica di Sallustio. E partecipa alla guerra civile, gli passa, fa un sacco di disastri, rischia la vita perché c'è un ammutinamento di soldati che lo vogliono fare fuori, si salva la pelle scappando dalla Campania, Cesare lo recupera, gli ridà il ruolo di pretore, per cui lo rimette in Senato dal quale era stato cacciato, e fino alla battaglia di Tapso, cioè fino all'anno 46, che è la più importante in realtà delle battaglie della lunga guerra civile cesariana, Sallustio è agli ordini, svolge anche delle mansioni militari di un certo qual rilievo e si trova contro leader dei pompeiani e repubblicani nella battaglia di Tapso in Africa, Catone, sconfitto e suicida. Cesare gli regala addirittura il ruolo di governatore dell'Africa Nova, della nuova provincia, che è terreno vergine da rapinare, e quest'uomo vorace, sostanzialmente immorale, usiamo questa parola molto inusuale, la fa talmente grossa che viene raggiunto da un'accusa per corruzione de repetundis dai suoi stessi ex sudditi, diciamo, della provincia dell'Africa Nova. Cesare lo salva da questo processo che sarebbe stato micidiale, a patto che non si permetta di puntare al consolato. E questo è il vero momento del primo, diciamo, distacco di Sallustio da Cesare. Distacco che diventa definitivo con l'ammazzamento di Cesare medesimo, di cui abbiamo detto all'inizio. Secondo pentimento che noi leggiamo, se vogliamo leggere, perché il testo parla chiaro anche se non sempre viene capito,
nelle prefazioni, nei proemi dei due scritti superstiti, no? La guerra di Catilina e la guerra contro Giugurta. Il secondo, il proemio dell'altro opuscolo, li scrive fra il 42 e il 40 più o meno. Nel frattempo Cicerone è stato ammazzato, i triumviri hanno preso il potere, lui si è ritirato definitivamente. C'è una prosa polemica, ma contro chi? Non fa nomi naturalmente, contro quelli che gli rimproverano di non fare più politica, di essersi ritirato. E lui spiega che invece, ac tempestate di questi tempi, fare politica è una follia, basta vedere che tipo di persone sono entrate in Senato, ci basta vedere quello, è inutile. E poi si può giovare molto di più scrivendo che non agendo. Tanto più che vi, con la forza, regere patriam auto parentes, cioè governare col pugno di ferro, sebbene possa portare dei buoni risultati, quam vis et possis et delicta corrigas, potresti anche svolgere un'azione positiva dal punto di vista della restaurazione di un ordine, importunum est, anzi chi l'ha tentato finisce male. Di chi sta parlando? Sta parlando di Cesare, il quale ha scelto la strada di vi regere patriam ed è finito male. A questo punto, se si rilegge l'opuscolo sulla guerra di Catilina con il grande dittico, no, dello scontro oratorio fra Cesare che vuol salvare la vita a questi suoi amici e Catone che a testa bassa interviene nel dibattito, capovolge gli equilibri in Senato ed è un giovane rispetto a Cesare, molto più giovane. Quel dittico è un monumento a Catone, non è un equanime ritratto dei due, è un monumento al suo ex nemico della battaglia di Tapso. Anzi, lui si mette a scrivere come se fosse Catone il Vecchio, cioè un arcaismo assolutamente impensabile al tempo in cui lui scrive. Nessuno scriveva così ormai, è come se oggi scrivessimo alla maniera, non lo so, di Ludovico Ariosto, sarebbe un po' ridicolo. Ed è un modo di far capire: io sono all'antica, i miei valori sono quelli, la mia lingua è quella dell'antenato illustre, del non meno illustre Catone, di specchiata virtù. Quando a Cesare dice, sì, certo, generoso con gli amici, eccetera, promuoveva delle guerre per il gusto di promuoverle, insinua questo, quindi è un ritratto distruttivo, apparentemente elogiativo. E questo è il secondo pentimento, che però è quasi inutile perché nel frattempo sono andati al potere gli eredi della pars cesariana. Lui muore, il nostro eroe cinquantenne, nel 36, fa a tempo a manifestare un po' di simpatia per Antonio, forse, no? Probabile. Certo, poca o nulla per Ottaviano. Parole fredde, rispettose per Cicerone, che ormai è morto da vari anni. E quindi, tornando al punto di partenza, l'interesse per il pentito, per questa fuoriuscita dalla politica, dopo aver seguito una carriera indubbiamente movimentata, a me pare uno dei temi per i quali conviene ancora frequentare questi testi, cercare di capirli, interrogarli, tanto più che chi ha attraversato questa vicenda, questo genere di vicende, matura in fretta. E vengo alla questione dell'intuizione del cesarismo. La parola cesarismo è stata usata in tanti modi, si è discusso, ci sono trattati memorabili in proposito, c'è chi dice che non si deve usare perché porta fuori strada. Uno era Marx. Marx, nella prefazione alla ristampa del suo libro sui conflitti civili, conflitti politici in Francia nel 1848-50, dice che
chi usa cesarismo per parlare di Luigi Bonaparte, futuro Napoleone III, è come se confondesse l'arcivescovo di Canterbury con il gran sacerdote di Gerusalemme, quindi respinge questo termine che è un cortocircuito passato-presente. Altri ritengono invece che cesarismo sia un termine che indica un certo tipo di potere al tempo stesso autoritario e popolare. Possiamo coprirci dietro l'autorità di Antonio Gramsci? Sì, possiamo fare tranquillamente, che dedica nei quaderni, quaderno 13 del carcere, varie pagine al concetto di cesarismo, che gli sembra fecondo come concetto politico, perché indica la soluzione di superamento, mediazione a fronte di un conflitto, come dice Gramsci, a prospettiva catastrofica, cioè in cui nessuna delle due parti può vincere. Non credo che Gramsci avesse letto quel capitolo 39 del Bellum Catiline, non lo so, magari l'aveva anche letto perché era un linguista provetto, per carità. Più probabilmente l'aveva letto attraverso la storia romana di Mommsen, tradotta fra l'altro dalla Utet poco dopo, dunque diciamo 908-909, lui era studente universitario 10 anni dopo, quindi certamente ha avuto tra mano questo libro, era a Torino fra l'altro, studente universitario. E Mommsen ha captato questo concetto probabilmente proprio dal testo sallustiano e ha messo in luce che Cesare prende il potere perché le parti in contrasto sul piano non solo politico ma sociale non sono in grado di prevalere l'una sull'altra. Quindi la soluzione dinanzi al conflitto a prospettiva catastrofica. La cosa interessante dal punto di vista dell'autore di cui ci stiamo occupando, di questo singolare precoce giovanotto dalle molte esperienze, cioè Sallustio, e che voglia raffigurare questa dinamica in una strana proiezione all'indietro di che cosa sarebbe successo se Catilina avesse vinto, che non c'entra moltissimo, di punto in bianco dentro il suo Bellum Catiline, no? Un po' tirata per i capelli, cioè ci tiene a raffigurare questa sua intuizione, che comunque non avrebbe vinto nessuno, sarebbe emerso qui plus posset, uno più forte. I moderni si sono interrogati di chi si sta parlando. Marchesi dice sta parlando di Cesare, altri pensano a Pompeo, ma cambia poco, nel senso che la soluzione cesaristica, vinca l'uno o vinca l'altro, è nell'aria, ed è talmente nell'aria, è talmente in rebus ipsis, che Cicerone medesimo ha pensato a se stesso come un possibile princeps in Repubblica, e se vogliamo ha descritto questa fuoriuscita dall'ordine repubblicano nel suo più importante trattato di teoria politica, cioè il De Repubblica, che ahimè noi non leggiamo per intero ma in maniera un po' così frammentaria, perché riscoperto in un palinsesto il cardinale Mai, Giacomo Leopardi entusiasta, eccetera eccetera, però insomma nella sostanza tra i riassunti che ne fa Agostino nel De Civitate Dei e quello che si legge nel palinsesto vaticano, ricostruiamo il pensiero che Cicerone affida al De Repubblica, e quindi vediamo che addita dei modelli remoti, no? Scipione, del resto la dinastia degli Scipioni puntava ad una soluzione al di sopra della Repubblica. I processi contro gli Scipioni innescati dalla parte catoniana del vecchio Catone sono esattamente un episodio, un antefatto di quello che succede un secolo e mezzo dopo, cioè questa Repubblica cova dentro di sé la pulsione al principato, come forse anche le repubbliche nostre, non sappiamo. E quindi Lelio, consigliere di Scipione, sono le due figure, no, del dialogo della Repubblica. L'uomo era incauto, no? Parlo di Cicerone. Diceva Schwarz, tanto caro al nostro Luciano Bossina, il quale, tra parentesi, che ne dica il nostro Montroni, non è mio studente o scolaro, è un docente a tutti gli effetti, maestro di se stesso al massimo,
Però, insomma, io sono lieto quando ogni tanto me lo presentano come allievo. Edward Schwartz, in un articolo memorabile, dice: Cicerone, un uomo moderno, dalla testa moderna, che cercava di salvare una repubblica morente. Perfetto, direi, è questo. Ma perché? Ma perché non ha capito che ormai le legioni sono lo strumento della lotta politica, perché sono le legioni di cui abbiamo descritto prima come sono composte. Lui è un grande politico, non una pedina, è un grande politico. In un momento delicatissimo, dopo la morte di Cesare, è lui che inventa l'amnistia e comunque la fa funzionare per un certo tempo. Bene, capisce che non può essere il Princeps, allora ha l'improntitudine di scrivere una lettera a Pompeo, che sta tornando dall'Oriente dove ha sconfitto Mitridate, ha conquistato l'Asia, torna da vincitore, potrebbe entrare a Roma con le legioni e chiusa la partita. Gli scrive una lettera in cui dice: tu grande, io grandissimo. Certo, tu hai conquistato il mondo, ma io ho salvato la città, nella quale anche il conquistatore del mondo a un certo punto deve entrare, e quindi, insomma, siamo pari. Dice uno scolio che Pompeo fu stomacato da questa lettera e dalla precedente, che era ancora più eloquente. Questa lettera si conclude dicendo: tu come Scipione, io come Lelio. Non gli ha neanche risposto. Cicerone ha capito che, insomma, era tutto un calcolo errato, però aveva già in testa che la fuoriuscita era il Principato. L'altra questione che tu mi hai posto, è quella più delicata, per cui Cicerone ha fatto un passo falso. Dunque, entriamo nel vivo del problema. La scena, se vogliamo, più drammatica, abbiamo detto, l'ha detto lui, io in parte l'ho ripetuto, il Senato il 5 dicembre dell'anno 63, le mie none di dicembre, dice Cicerone ancora nelle sue lettere, anni e anni dopo, le mie, perché lui si attribuisce in certo senso giustamente il merito o demerito di avere chiuso la partita in maniera così brutale. 5 di dicembre dell'anno 63, i catilinari catturati al Ponte Milvio sono di spalla al muro, perché c'erano le loro lettere, hanno riconosciuto il sigillo, quindi non c'è scampo, e sono imputati davanti al Senato. Il Senato siede in funzione giudicante, cosa legittima peraltro. L'andamento del dibattito, l'abbiamo detto, è oscillante. Cesare ha tentato quell'operazione, stava per finir male, perché dal racconto di Svetonio e dallo stesso Sallustio, però in maniera meno chiara, si capisce che la guardia del corpo di Cicerone, fatta di cavalieri armati fino ai denti, entra nel Senato e vuole ammazzare Cesare là dove è seduto, perché ha osato difendere i catilinari. Cicerone ha fatto un segnale, li ha fermati, Cicerone si è salvata la vita, Cesare si è salvata la vita, del che è stato grato anche dopo, essendo un uomo molto intelligente, ha sempre cercato di recuperare Cicerone dalla sua parte. Comunque, alla fine, con l'ariete Catone, si arriva al Senato Consulto, il cui testo riproduce le parole finali dell'intervento di Catone, in cui si dice che questi cattivi cittadini, cives, nefandi, colpevolissimi, poiché hanno fatto tutto quello che hanno fatto e le loro confessioni equivalgono ad un arresto in flagranza di reato, meritano la pena di morte. È vero che la flagranza di reato è sullo stesso piano della confessione, e la confessione è nell'interrogatorio cui questi sono stati sottoposti e nei testi scritti che gli sono stati sequestrati. Dell'interrogatorio c'è stato un verbale. Cives, cittadini sciagurati. E allora perché Cicerone prende per mano Lentulo, Sura,
che fino a un minuto prima è pretore in carica e lo accompagna nel carcere mamertino e vede il boia che lo strangola e successivamente vengono strangolati gli altri portati da altre persone nel medesimo carcere. Perché fa questo? E poi quando esce è vicino il mamertino al Tempio della Concordia dove si è riunito il Senato quel giorno, il 5 di dicembre. Il Senato si riuniva in vari posti, non sempre nello stesso. Perché, come Plutarco racconta, sulla base delle memorie di Cicerone medesimo, temeva un'insurrezione popolare che in extremis salvasse la vita a questi signori. E quindi fuoriesce dal carcere e dice «Vix erunt», «sono morti», colché disperdendo questa folla che era pronta ad intervenire. Cioè lui si è convinto, credo non a torto, che la pressione di una parte della plebe urbana fosse ancora in condizione di salvare la vita a questi signori, riaprendo la questione in maniera rivoluzionaria, cioè contro un senato consulto. Dico questo non per giustificare, ma per spiegare l'accanimento immediato. Però il macigno è la provocatio ad populum. Questi, in quanto cittadini romani, hanno in forza della Lex Sempronia, Sempronio Gracco, diritto di chiedere appello. L'appello in generale è un segno di civiltà, in tutte, tranne negli Stati Uniti d'America, dove non c'è l'appello, c'è solo un giudice, ti condanna e finita lì. Ma nei paesi civili c'è l'appello. A Roma c'è la provocatio ad populum. E allora c'è un problema. Chi ha avuto la gestione delle carte, dei verbali, delle delibera, notare che non esiste la pubblicità degli atti del Senato fino al consolato di Cesare. Cesare nell'anno 59 è console in carica dal 1 gennaio e per prima cosa emana una legge contro Bibulo che borbotta per rendere pubblici gli acta senatus, che è un atto capitale di trasparenza politica. Prima di quell'anno non c'è la pubblicità degli atti. La gestione è dei consoli, ovvero del console, perché l'altro, che è un catilinario tremebondo, è stato mandato a combattere Catilina in Etruria, quindi non c'è neanche in Senato, non ha partecipato alla discussione, eccetera. E quindi sorge la domanda se questo deliberato, questo Senato consulto, non sia stato ritoccato inserendo al posto di Cives la parola hostes, nemici. Perché? Perché se un cittadino, per le sue colpe politiche gravissime, viene dichiarato hostis, nemico pubblico, non gode più del diritto di provocatio ad populum, perché non è più cittadino. Infatti Cicerone, quando combatte contro Antonio, fa di tutto perché venga dichiarato hostis e lo ottiene in extremis, quando Antonio poi in realtà è a un passo dalla vittoria. Ha fatto questo? Il suo nemico, giovane Clodio, che poi viene ammazzato nel 52, da Milone, il cui avvocato difensore è Cicerone, ha pubblicamente detto: tu hai modificato il testo del Senato consulto, e quindi lui lo denuncia, lo porta in tribunale, ma Cicerone si autoesilia prima, se ne va, per avere portato a morte dei cittadini romani senza consentire la provocatio. Ha ragione, cioè dice il vero Clodio? Forse sì, perché a rigore è Cicerone medesimo che si lascia scappare un tassello di informazione in proposito. In un'altra orazione, un'orazione in difesa di un parente, un nipote di Silla, che era stato questo giovanotto, semi-giovanotto, anche lui un catilinario dell'entourage di Catilina, e che in tribunale si vede accusare anche di questo, suo avvocato difensore è Cicerone, perché era un uomo molto ricco, quindi pagava un onorario notevole, quindi Cicerone ha accettato senz'altro di difenderlo.
E in questo processo gli accusatori sono due personaggi, Giunio Torquato, padre e figlio, i quali dicono: hai falsato i verbali dell'interrogatorio degli famosi allobrogi, quelli tali che sono stati catturati al Ponte Miglio, togliendo il nome di Silla. Era una pratica questa, perché un signore autorevolissimo che si chiamava Lutazio Catulo, sconfitto da Cesare nella battaglia elettorale per diventare pontefice massimo, la notte precedente la seduta del 5 dicembre, insieme ad un Calpurnio Pisone, amico suo, si presenta a casa di Cicerone, e lo sappiamo da Sallustio, il quale lo legge certamente nelle De Consilis di Cicerone medesimo, e dice: mettici anche il nome di Cesare tra quelli indicati dagli allobrogi. Cicerone dice no. Allora la pratica di prendere dei testi che dovrebbero essere assolutamente intangibili, perché sono documenti processuali, e intervenire modificandoli è documentata certamente nel caso di Lutazio Catulo, che se la prese molto per il fatto che Cicerone aveva detto lasciamo perdere, e probabilmente nel caso di Silla Cicerone l'ha depennato e quindi può difenderlo dicendo non è vero che era un catilinario, cosa che invece Sallustio dice lo era, e gli accusatori idem. Quindi quel passaggio, noi diciamo Cicerone falsario può sembrare una boutade, a parte che nella lotta politica senza esclusione di colpi si fa questo ed altro, specie in momenti drammatici di quel tipo. La pratica non era totalmente sconosciuta. L'operazione era indispensabile, perché Cicerone sapeva benissimo di compiere una forzatura spaventosa portando immediatamente al patibolo queste persone. Quindi è altamente probabile che abbia predisposto che i documenti che rimanevano nell'archivio del Senato non parlassero contro di lui. Gli è andata male. Io credo che dovremo avviarci alla conclusione, perché ho visto occhi quasi catoniani da questo punto di vista che ci impongono questo esito. Un commento proprio, diciamo così, in limine. Chi si occupa di altri processi, io per esempio ricordo di aver letto, mentre leggevo le pagine di Canfora, il pensiero mi è andato a quelle precauzioni che i grandi vescovi del tardo antico prendevano quando mandavano i loro documenti per i processi di eresia. La prima cosa che dicono alla commissione è: guardate che io ho fatto una copia di quello che vi mando, perché so benissimo che altrimenti voi ritoccate il testo e poi mi condannate. Dunque questo approccio, questa pratica, diciamo, è inerente a qualsiasi processo politico o ecclesiastico, là dove ecclesiastico significa anche politica del mondo. Un'altra osservazione, poi davvero chiudiamo. Circa 40 anni fa Luciano Canfora ha scritto un articolo fulminante sulla prima lettera di Sallustio a Cesarem Senem, dimostrando che in tutta evidenza non poteva essere Sallustio. A me piacerebbe un giorno provare a ragionare con lui per dimostrare che il primo che ha capito l'importanza del capitolo 39 del Bellum Catiline è esattamente questo autore. Questo vuol dire, cioè, che questa interpretazione, questa illuminazione, intuizione del cesarismo di Sallustio ha dato frutto anche in animi che palesemente si leggono Sallustio, non sempre hanno l'altezza di comprenderlo in fondo, ma questo pensiero è trapelato nel tardo antico e ha dato una sua vitalità poi nel tardo antico. Da ultimo, penso che usciremo tutti non soltanto grati a Luciano Canfora per questa lezione sulla Repubblica Romana, ma tenendo bene in mente questo suo richiamo all'importanza e anche, se volete, alla dolenza del concetto di pentitismo politico. E grazie, ringraziamo ancora l'autore. Mentre parlava, pensa uno studente che sente.